20 la sommità e misurava 1,14 m di altezza. L'accesso sopraelevato avveniva mediante una doppia rampa di sole, di scale, e di un ponte elevatore. Sulla terrazza in esso con la porta di accesso era ricavata una piccola caditoia, no? La muratura si compone di blocchetti di tufo e scaglie di terra. Stranissimo, perché questa è fatta in pietra di tufo, che viene, la pietra di tufo viene sempre erosa dal mare, è rimasta integra, beh, forse perché non ha preso neanche bombardamenti. E con questo noi abbiamo, ecco, questa è come si presenta oggi. Abbiamo terminato. Un'ultima cosa, per chi forse non lo sapesse, perché noi continuiamo a chiamare il porticciolo di Giadola romano, il porticciolo non è romano. Romano era una peschiera che faceva parte probabilmente o sicuramente della villa di Mamurra. Vedete, queste qui sono due immagini intorno al 1920, dove qui c'è la bassa marea e c'è, vedete, era una peschiera. Qui quando c'era l'alta marea si mettevano delle caditoie, qua si chiudeva e i pesci entrati dentro venivano catturati. Questa invece è una fotografia quando c'era alta marea. Il porticciolo è stato costruito negli anni 30 da Afab de Rivera, che era un grosso proprietario, che aveva una villa da quelle parti, e costruì il porticciolo a sue spese. Quindi è sbagliato dire porticciolo romano di Giano, chiamiamolo solo porticciolo, diamo onore a quello che la storia ci ha insegnato. Io qua termino e grazie a tutti.